Allora, scartiamo insieme un cellulare comprato su Amazon, un Elephone, un telefono Android. Elephone è una marca che comunque è semi sconosciuta e non è famosa come Huawei, però la qualità, diciamo la qualità la vedremo, però comunque il prezzo è interessante, 180 euro, octa-core, dual SIM, 4G, 13 megapixel di fotocamera, 5 quella interna. E spedito con DHL, no comment alla spedizione, molto problematica, ma questo è un caso particolare. DHL grande è. E andiamo ad aprirlo e vedere come è fatto questo telefonino, che ha anche un 5. Ah, si apre da qua, ecco. Arrivato abbastanza celermente, questo sì, però ci sono stati problemi, insomma, di confusione con il pacco, tracciamento, così io sono dovuto andare 3 volte alla sede della DHL vicino casa, alla fine ce l'ho fatta. Eccolo qua, spedito da Amazon, ma non comprato su, diciamo, da Amazon, ma da un altro venditore, Elephone Smart Gold 4G. Lo scartiamo insieme, cercando di non rovinarlo, perché comunque c'è una garanzia, credo, minimo di 15 giorni. Oh, ovviamente questo prodotto ha un prezzo interessantissimo, però tenete presente che scordatevi la garanzia, quella, no? Che uno lo manda in Cina, insomma. Che credo che comunque il venditore sia cinese, però comunque è arrivato in un giorno con il sistema Prime a pagamento di Amazon. Mamma mia, ho pure il braccio mezzo rotto. Cerchiamo di aprirlo in qualche modo. Siamo un po'. Non è facile. Vediamo un po' se riusciamo a scartarlo qui. Tutto in diretta, proprio originalissimo. Eccolo qua. Ci stiamo riuscendo benissimo. Eccolo qua. Ecco qui. Vedete il fodero tipico, no? Stile cinese. Android Lollipop, mi sembra il dolce Lollipop di, non so che tipo di dolce è, perché Android usa tutti i nomi di dolci, no? Come Kit Kat, Lollipop e così via. Uscirà questo telefono 5 megapixel, 5,5 octa-core. Eccolo qua, Elephone. Oh, un mio amico l'aveva comprato e si era trovato bene e ho detto proviamolo questo Elephone, vedete, dorato, ecco. È molto grande, si presenta anche abbastanza bene, così. Pesa abbastanza, massa. Oh, lo schermo lo vedo già bello graffiato, eh. Già tutto graffiato lo schermo, guardate. Lo schermo non si vede, ma c'è già dei graffi in controluce. Ecco, si vede, guardate. Vedete? Tutto graffiato. Non so se c'è una pellicola sopra. Non lo so, comunque è tutto graffiato. Questo che dice? Please peel off this mask after application completed. Ah no, c'è, è graffiato perché dovrebbe esserci. Sì, è coperta, meno male. Infatti, non parliamo male senza. Vedi, c'è uno strato, la regia mi sta riprendendo. C'è uno strato, questa è una pellicola, quindi se è graffiata la pellicola. Che ne pensi, regia, di questo dorato? Bene. Bello, ecco, la regia conferma, oggi sono aiutato. Vedete, 5 megapixel, insomma. Vediamo poi cosa c'è e alla fine poi lo accenderemo, vediamo, c'è poca roba, addirittura non danno neanche, ecco qui c'è una pellicola ancora, vedete, una pellicola, c'è la guida, Quick Start Guide, e qui abbiamo il carica batterie, questo è il cavo USB universale, quello classico, e qui abbiamo il classico carica batterie, vediamo a quanto ampere, 2 ampere. 5 volte, ma 2 ampere l'uscita, quindi non uno. In genere i Huawei che avevo io, perché questo ha un processore più potente, quindi una batteria che dura di più, no? Più potente. E quindi questo è il caricabatterie. Proviamo a vedere se si accende. Allora, si dovrebbe accendere, eccolo qua. Guardiamolo prima nella scocca, eh? Intanto lo accendiamo. Di lato, a destra, ovviamente. Fatto, non si accende, benissimo. Ecco, si accende. Vediamo la prima accensione dell'Elephone. Ele. È un marchio, un brand che potrebbe rivelarci delle sorprese come ce le sta mostrando Huawei, che ormai sta mangiando, divorando il mercato con prodotti veramente al top. Noi li abbiamo scoperti già, il sottoscritto 2 o 3 anni fa, questi prodotti li ha recensiti con un wrapping simile a questo, proprio su YouTube li trovate, su Canale 25 e altri canali. Ecco. Guardate, vedete con la lampadina, insomma, un bello schermo, eh. Uno schermo Full HD, 1920 di risoluzione, insomma, octa-core dual SIM 4G, fotocamera a 4 megapixel, a 13 megapixel, insomma, un cellulare che sulla carta si presenta al top,
3 giga di RAM, attenzione, 3 giga di RAM, quindi si prospetta un cellulare velocissimo e proviamo ad aprire la camera, eccola, eccola qui, la camera, vediamo cosa dice, ah, c'è l'aiuto, vedete, no? L'aiuto del, mettiamola a piombo qui, perpendicolo, ecco, vedete, come, ah, qui per ingrandire, vedete, dalle istruzioni, la manina, vedi, zoom in out. Ok, vedi, si sta facendo delle istruzioni. Allora, noi riprendiamo per esempio così, facciamo un rec, un video, ta. Facciamo lo zoom, vedete, ecco lo zoom, sì, beh, videocamera comunque abbastanza risoluta. Lo blocchiamo, facciamo anche una foto col flash, vedete. Bene, poi c'ha tutti gli effetti, andiamola a rivedere. Andiamo a rivedere, questa è la foto, ok? Ecco il video. Non vorrei, ma mi sembra di aver sentito un rumore nello zoom. Vogliamo provare?